Gila, sta ancora la luna. Gima, non ci sta più nessuna. Vediamo il fioravante d'acciaio. Ci sono molti e molti. E sono un testimone oculare di quello che è successo in quei tempi. In quel tempo io era ragazzino, avevo 15-16 anni e mi sono appassionato di questa cosa. A San Salvo, la mattina del 12 di marzo del 50, questo posto era pieno di gente che dovevamo manifestare per la terra del Bosco Motticci. Dopo una lunga preparazione, due grandi uomini di San Salvo che hanno preparato quella manifestazione, sapete come si chiamava? Uno si chiamava Vicolo Emilio e un altro si chiamava Ruggero Luigi. Grazie a loro hanno organizzato la manifestazione. E ricordo che partimmo proprio qui, in questa strada, si chiama via Gargheta. C'era tanta gente e cominciò a affluire verso il bosco. Però mi ricordo che c'era un giovanotto alla testa del corteo, un giovanotto a cavallo a un cavallo, con la bandiera rossa sulla spalla. E cominciò a sfilare verso il bosco. Arrivammo al bosco, si cominciò a tagliare quel basso, quelle piantine che c'era. C'è stata una guerriglia, tre giorni di guerriglia, tra i contadini che volevano la terra e la polizia di Scelba con i manganelli. È stato terribile, tre giorni. Però il terzo giorno, verso il pomeriggio del terzo giorno, la polizia ha cominciato a sparare in aria. La paura, la gente scappavano qui per le campagne, chi hanno attraversato il fiume, tutta una paura. Io ero un ragazzo, mi sono messo a piangere. Per quanta era la paura, si è messa a piangere. Ma perché ci sparano? Che cosa abbiamo fatto? Ci vogliono ammazzare. È stata una cosa terribile. Però dopo qualche mezz'oretta arrivarono un gruppo di persone da San Salvo che veniva verso il bosco. Queste persone, come fanno a venire verso il bosco se la gente è scappata? Arrivò questo gruppo e si presentò uno vicino al capitano dei carabinieri. Gli disse: io sono un parlamentare abruzzese, mi chiamo Bruno Corbi, vengo da Roma, la terra è stata assegnata al popolo di San Salvo. Il capitano dei carabinieri, quando ha sentito che era un parlamentare, gli fece un saluto. Dopo si dattero la mano, i carabinieri se ne andarono per i fatti loro e noi stavamo lì. Ma la buona notizia che era, si è sparsa immediatamente per tutti quelli sbandati. Dice: è venuto uno da Roma, ha detto che la terra del Bosco Motticci appartiene al popolo di San Salvo. Entusiasti, che la gente usciva da tutte le parti. E poi ripartimmo verso San Salvo e il corteo più stava più si ingrossava, arrivavano tutte dai nascondigli, si erano impauriti. Quando arrivavamo a San Salvo la sera, lungo la Fontana Vecchia,
tutta la gente applaudire, perché la notizia era arrivata pure a San Salvo. Quella sera a San Salvo ci fu una grande festa, una festa di popolo che aveva conquistato la terra, perché la terra era l'unico datore di lavoro di quegli anni, perché allora non c'era né pensione e né stipendio. Grazie a Ruggero Luigi, grazie a Vicolo Emilio e soprattutto grazie a Bruno Corbi che ci ha salvato. Bruno Corbi, ti teniamo sempre nei nostri cuori per quello che ci hai fatto a San Giacomo. Grazie, grazie. In Gila sta ancora la luna, in cima non ci sta più nessuna. Ghe, ronghe, ronghette, la gente s'adatta.